forte. Grazie di questa piacevole occasione. Per me è la prima volta qui occasione di parlare dell'aeroporto. Intanto io non credo che tutte queste cose che stanno succedendo siano casuali. Mi è capitato di dirlo altre volte, Genova sta approfittando, secondo me, di un'azione positiva intrapresa dal presidente Totti da tempo, ora con il sindaco Bucci, e i segnali alle volte si autoalimentano. È chiaro che, a mio parere, siamo all'inizio, ma più alto riguardo di un sentiero virtuoso. Non succederò per caso, anche perché noi, nelle cose che abbiamo fatto, l'intesa per le persone che sono da questo tavolo, è intanto la revisione della governance dell'aeroporto. L'aeroporto, a mio parere, aveva un fattore di debolezza a livello di CDA, che non consentiva al management, qui presente con Paolo Sirgu, di esprimere compiutamente le proprie potenzialità. È stato trovato un mix, secondo me, molto accurato e sapiente, conservando persone che hanno una conoscenza del territorio come ce l'ha Paolo Dione, che l'avete visto dalle beccate, dal valore aggiunto su un fattore delicato come la comunicazione e la promozione, ma anche dall'innesto delle figure che parte sono presenti qui, il professor Fornavario, che è uno dei più stimati professionisti nel settore, soprattutto di grandi società che si occupano di trasporti e infrastrutture a livello nazionale e internazionale, l'avvocato Barbara Pozzolo, che è la vera cinghia di trasmissione tra la società e il CDA, grazie anche al fatto che è presente su Genova, il professor Renato De Dordi, che è un esperto nel settore aeronautico all'Università di Verona. Delle cose dette dal punto di vista strategico segnalerei tre punti. Il primo è che noi ci concentreremo sui low cost. Il secondo è che, come è stato detto, lavoreremo sull'aerostazione, sui servizi non a 10 commerciali. Il terzo è che cercheremo di migliorare la polizia in generale, perché una volta, diciamo, l'abbiamo tutti vissuto, non esiste perché non si possa fare meglio la polizia in generale. 1.500.000 passeggeri non è un numero casuale, non è caso del signore Corazzoni. 1.500.000 passeggeri è il numero che mette in sicurezza il contenitore. Questo è un numero che dovete ricordare, perché nulla di quello che noi abbiamo detto qua si può fare se non c'è la sostenibilità economica, e 1,5 milioni lo è. Chiudo dicendo che in previsione dobbiamo pensare al problema della scadenza della concessione, che è ancora avvicinata e ci penalizza un po' per gli investimenti nel lungo periodo, magari anche con delle intese a rete con qualche grande. Abbiamo vicino